Ritrovati al Notes di Antena 3. Vediamo come di consueto insieme gli appuntamenti dei prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi che l'Associazione Artigiani e Commercianti per Borgo Cavour e Via Canova organizza nella domenica del 19 dicembre la consueta manifestazione denominata Natale in Borgo. Si tratta dell'ormai tradizionale mostra mercato dove potrete trovare, naturalmente nel centro storico di Treviso, tante idee regalo e ancora l'artigianato, la creatività, i sapori regionali e il florovivaismo. Sono tantissime le novità di questa edizione e dunque vi aspettiamo numerosi a Treviso, in Borgo Cavour, via Canova e via San Liberale. Nel 2010 scoppiò la cosiddetta primavera araba. Vittima di soprusi da parte della polizia, un attivista tunisino si diede fuoco davanti alla folla. Il gesto estremo fece scattare l'indignazione generale e un'ampia mobilitazione in tutta la Tunisia, in seguito ribattezzata Rivolta del Gelsomino dal nome del simbolo nazionale. Fu il primo atto della primavera araba che portò a scendere in piazza milioni di cittadini del Medio Oriente e del Nord Africa, esasperati da decenni di povertà, fame e negazione dei diritti fondamentali e vessati da regimi corrotti. Diffida dalla falsa conoscenza, è molto peggiore dell'ignoranza. Con la curiosità del territorio di oggi andiamo a conoscere un angolo di paradiso. Si tratta della Valle Mille Campi tra Sacche, Barene e Argini, un gioiello naturalistico di 1608 ettari a Codevigo in provincia di Padova, un'area formata in gran parte da un lago che arriva alla terraferma, una valle appunto percorsa da tortuosi canali lagunari che si insinuano tra Velme e Barene. I casoni presenti rispecchiano le strutture architettoniche di un tempo, il tetto costruito in cannuccia palustre utilizza le risorse naturali appunto di una volta. Dal Notes di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.